Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo al Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada, e andremo a fare un percorso veramente facilissimo e super panoramico, il Viel del Pan. Ci sono vari modi per accedere al Viel del Pan. Noi abbiamo scelto questo, partendo da Passo Fedaia, in modo tale da evitare di utilizzare mezzi pubblici. Perché questo percorso non è un anello, ma una traversata, quindi il punto di partenza e il punto di arrivo non coincidono. Ok, qui abbiamo una piccola ferita e per medicare usiamo la nostra pomata alla piantagine fatta in casa. Abbiamo disinfettato prima un po', adesso mettiamo questa, lasciamo che aria e sole facciano il resto assieme alla pomata. Dopo circa tre quarti d'ora dalla partenza, con una bella salita, siamo arrivati a intercettare il Viel del Pan, o Viel dal Pan, come viene anche detto a seconda del dialetto. Il Viel del Pan è un percorso storico, perché anticamente veniva utilizzato per uno scambio di merci fra Veneto e Trentino. Dal Veneto venivano su portando la farina per fare il pane, da cui il nome del sentiero, e la scambiavano con di solito dei prodotti artigianali provenienti dal Trentino. Ufficialmente questo percorso viene consigliato salendo da Passo Pordoi, prendendo una doppia cabinovia, arrivando a un rifugio e poi facendolo da lì verso qui. In questo modo però si è costretti a utilizzare dei mezzi pubblici per il ritorno, perché non essendo un anello ma una traversata, appunto, il punto di arrivo è diverso da quello di partenza. Noi invece, con la nostra scelta di percorso, non ne abbiamo bisogno, perché saliamo dal lago Fedaia, arriviamo qui, facciamo il Viel del Pan e poi torniamo indietro dalla stessa parte.
Ecco, siamo in vista del primo rifugio, il rifugio Viel del Pan. Lo raggiungeremo in pochi minuti. Siamo arrivati al rifugio Viel del Pan. Il percorso è super frequentato. Avremo incrociato, non so, almeno un centinaio di persone. Qui è strapieno e il nostro percorso prosegue per di là e l'altro rifugio è vicino. Ecco, siamo arrivati alla fine del Viel del Pan, che finisce dove c'è il rifugio Fredarola, solo che il rifugio è praticamente un cantiere aperto perché lo stanno ristrutturando. E così andiamo su al rifugio Sasbecè. Eccoci qui, questo è il punto più alto del nostro itinerario di oggi. Da qui c'è un panorama a 360 gradi veramente notevole. Adesso noi torniamo indietro per lo stesso percorso dell'andata e in questo modo faremo il Viel del Pan così come è consigliato. Ecco, questo cartello qui è esattamente il nostro percorso. Rifugio Viel del Pan, 40 minuti, poi la forcella, che è un'ora e mezza, quella che sale dal Castiglioni, e rifugio Castiglioni è appunto a Passo Fedaia, dove abbiamo lasciato la macchina. Ma non più che l'altro. Come ti permetti? Tilly, ecco. Siamo dentro al rifugio Viel del Pan. E questa volta mangiamo in rifugio. Abbiamo ordinato i cannelli e il minestrone di verdure. E dopo polenta e salsicce. La sigla niente? Vero Fritto, sarà vestito a settembre, prima che chiudete. Venite a dormire? Come facciamo? Beh, tu vado più. Brava. Pago? Pago. Lo so, lo so. Chissà che cane per l'imbrogno. Chissà quanto lavori da sera. Sì. Fai vedere? Belli, eh? E adesso vuoi assaggiare un canederlo? Sì. È buonissimo. Non mi guardare me. No. Com'è? Mm. E il tuo minestrone? Buono.
Ed è arrivata la polenta con le salsicce. Vediamo com'è. Assaggi e dimmi. Sì, lo vedo, lo vedo. Il profumo è fantastico. Ah sì? Il gusto com'è? Il gusto. Ecco, il Viel del Pan è considerato un sentiero per escursionisti esperti. A noi francamente sembrava addirittura turistico, infatti è strapieno di gente. Siamo tornati alla forcella di questa mattina, basta seguire adesso la discesa e in circa 40 minuti siamo al punto di partenza. Il percorso è veramente molto panoramico. È vero che in qualche punto forse è un po' esposto, in qualche altro un po' spigoloso, ma tutto sommato il sentiero è quasi sempre abbastanza largo, quindi secondo noi grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate le tracce GPX di tutti i nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse. Antelacus Outdoors. E con la marmolada alle mie spalle, alla prossima escursione con Antelacus.